Ciao a tutti! Oggi vi mostro come pulisco il mio bagno. Ma prima di cominciare, se vi va, iscrivetevi al mio canale e lasciate un like se questo video vi è piaciuto. Quelle che vado a fare sono semplici pulizie molto veloci ma anche molto efficaci che io metto in atto ogni giorno, al mattino o al pomeriggio a seconda dei miei impegni lavorativi. Le pulizie più profonde, che includono anche la totale pulizia della doccia e delle mensole, le faccio invece una volta a settimana, quando ho un pochino più di tempo, in genere nel weekend. La prima cosa che vado a fare è quella di arieggiare un po' il bagno, infatti mi state vedendo aprire la finestra e poi la metto basculante, così circola aria, ma i vicini guardoni non stanno lì a guardare. Vado poi a togliere tutte le cose che poggiano per terra per agevolare la successiva pulizia dei pavimenti. Nel mio cestino tengo tutte le cose che mi servono per pulire, spugne, un vecchio spazzolino da denti per pulire le piccole fessure e i guanti di gomma. Questo è il WC Candeggina Gel al bicarbonato della Dexal, preso da Eurospin, e questo è il mio mitico Smac Express Scioglie Calcare, che è sicuramente il mio detersivo preferito del momento per pulire il bagno. Qua sto togliendo tutte le cose da sopra il lavandino, quindi procedo con insaponare con il mio Smac tutto quanto. Questa che vedete è una spugna dedicata esclusivamente alla pulizia del lavandino e del bidet. Procedo poi a sciacquare utilizzando un panno spugna bagnato, ovviamente, e sciacquo sia il bidet che nuovamente il mio lavandino. Sembra un'operazione lunga, ma in realtà richiede veramente pochissimi istanti. Adesso tocca al WC, per lui ho una spugna dedicata che utilizzo solo ed esclusivamente per questo. Vado a sciacquare anche qui con un panno spugna bagnato, umido. E poi arriva il momento dell'asciugatura. Per asciugare i miei sanitari, che sia WC, bidet o lavandino, utilizzo delle pezze di cotone che ho ricavato in precedenza da delle vecchie lenzuola che non utilizzavo più. Ho fatto anche un video a riguardo, magari ve lo linko in fase di editing, così potete andare a vederlo. Quindi continuo la mia asciugatura e poi vado a riposizionare ogni cosa al suo posto. Non utilizzando l'aspirapolvere ogni giorno, utilizzo la mia scopa che va a raccattare tutti i capelli che ci sono in terra, io l'adoro, e poi vado a passare il mio Mocio Vileda. Lo spennacchio in realtà non è Mocio Vileda, ma l'ho preso da Eurospin, che è eccezionale, costa molto meno. Una volta che il pavimento si è asciugato, vado a riposizionare tutto quanto. E vado a risistemare anche i miei tappeti che ho precedentemente sbattuto fuori nel terrazzo. Il mio bagno adesso è pulito. Questa è una cosa che io faccio veramente tutti i giorni, mi richiede pochissimo tempo, 10-15 minuti, non di più. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto mettete un like e noi ci vediamo al prossimo. Ciao!